del compimento delle scritture. Gli Atti degli Apostoli ci raccontano come tutto quello che era stato previsto è stato fatto e avvenuto. Il Vangelo ci presenta Gesù che compie le opere annunziate dal Padre delle scritture e che ognuno di noi deve completare seguendo il suo messaggio e la sua volontà. Conoscendo la scrittura bisogna vivere la voce e Gesù dice: chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato e chi accoglie colui che io ho mandato accoglie me. Accogliere Gesù attraverso le persone da lui inviate. Oggi giorno 7 contempliamo Maria assunta in cielo. C'è differenza tra Gesù che ascende al cielo e Maria che è assunta in cielo? Gesù trasforma il suo corpo con la sua potenza. Maria assunta in cielo significa che Gesù Cristo da portare in cielo in anima e corpo. Ma era giusto che Maria fosse assunta in cielo in anima e corpo? La Chiesa lo ha tenuto sempre come una verità. Infatti, se si va a Gerusalemme, c'è la Chiesa, la cappella della Dormizio Maria. Maria che si addormenta in questa vita per risvegliarsi nell'altra vita. Era quello che il Signore aveva stabilito per noi se non ci fosse stato il peccato. La morte non era dolorosa, ma era addormentarsi in questa vita. Il corpo non avrebbe riconosciuto la corruzione, l'anima sarebbe scattata dal corpo, ma il corpo e l'anima venivano trasportati gloriosi dal paradiso terrestre al paradiso celeste. Maria era la madre di Dio. Il suo corpo doveva essere destinato come tutti i corpi nati nel peccato. Se mangerai dell'albero, morirai. E Maria non ha mangiato mai di quest'albero, Immacolata Concezione. E quindi Maria e tutta la Chiesa è stata sempre lei che è stata assunta in cielo dal primo istante quando è morta. Infatti, racconta la traduzione, e proprio quando è morta Maria mancava uno degli apostoli, Tommaso. E lo direi credo. E quando Tommaso ritorna, e non vede più la madre di Gesù, la sua madre, dice: voglio vedere per l'ultima volta il volto di Maria, della madre di Gesù. Apre il sepolcro, la tomba, ma Maria non ci vede più. C'era un profumo e basta. Questa è la tradizione che si parla. Però la Chiesa ha sempre proclamato Maria assunta in cielo. E prima la festa dell'Assunzione era chiamata la festa della Dormizio Maria, del sogno di Maria. I santi padri però parlano di Maria assunta in cielo. La Vergine Immacolata non è ritornata in terra, ma è stata assunta in cielo. Come poteva rompersi quel corpo nel quale aveva accolto la vita di Gesù, aveva formato il corpo di Gesù? Però la Chiesa lo celebrava sempre questa
Era un libro, Dante Alighieri, ha riconosciuto il suo cuore bello.
la destinazione universale delle risorse. Le risorse della terra devono essere destinate per tutto l'universo, specialmente le risorse non rinnovabili, parlava allora. Le risorse non rinnovabili della terra, si parlava allora del petrolio, l'acqua del mare, l'aria, dell'atmosfera, il patrimonio forestale e tanti altri beni devono essere considerati il patrimonio di tutta l'umanità. In questo momento abbiamo sentito anche come era Massato e le foreste della zona che il polmone del mondo della respirazione. E il Papa ha previsto che tutti quanti noi dobbiamo cercare di saper usare le cose della terra per il bene. Non dobbiamo distruggere, perché altrimenti poi la natura distruggerà ciascuno di noi. Questo virus che si presenta a noi dopo tante inquinamenti, partito dalla Cina, ma dalla Cina è il paese più inquinato. Anche nelle nostre zone, allora vi ricordate quante volte abbiamo dovuto sostenere per dire ci sono tanti che muoiono, credo muore. I nostri politici, i nostri governanti, perché non ho detto da abitante, non avevano soldi, dovevano impiegarsi, dovevano portare avanti i loro interessi materiali. Che ci interessava se morivano? Eppure, in questo periodo della nostra Italia, della nostra Sicilia, i morti provocati dall'inquinamento sono molto più di quelli provocati dal coronavirus in tutto il mondo. Noi. E se cerchiamo di vedere perché allora non si è intervenuto e adesso sì, e qui il Signore ci dà una risposta. E lui che ci fa capire dove noi sbagliamo, di tornare ad essere fratelli e volersi bene gli uni con gli altri. I beni della terra non sono quelli della America, della Cina, della Russia, dell'Italia, della Francia, sono a vantaggio di tutti. E quanti lavori sono stati fatti per risanare l'ambiente? Quante volte gli scienziati ci hanno detto e interveniamo come le sia troppo tardi? Speriamo che sia l'ultimo virus. Che gli uomini capiscono che devono intervenire